Guarda Ramsey o furbo giudice tipo Giobastiani? Io credo di... No, non sono nessuno dei due, sono contento di vedere una cosa del genere, prima perché comunque è una cosa che credo sia unica in Europa, quello che risulta, e poi perché racchiude qualche cosa di importante, perché ogni giorno questi tifosi mi sorprendono perché sono veramente una cosa spettacolare, e anche i, diciamo così, i protagonisti di questa nuova iniziativa sono dei veri tifosi che si vede che hanno messo passione anche per quello che stanno facendo a livello di struttura di questo posto. Sì, un cammino massimo, ecco, quindi veniamo da un momento magari non brillantissimo, dobbiamo capire che il campionato Serie A non puoi concedere niente, e rimanendo con i piedi per terra, soprattutto con la convinzione che siamo una squadra che diventa bella e credo anche piacevole da vedere, si gioca come le prime partite. Ma le delusioni devi fartele passare, perché comunque bisogna andare avanti. Io credo che non si può parlare di delusioni oggi del Verona, però bisogna essere consapevoli, noi questo lo sappiamo. Io per primo sono delle mie parti che mai contento, però il concetto è che bisogna sempre cercare di migliorarsi. Noi abbiamo la caratteristica di poter farlo, perché abbiamo un organico, uno staff tecnico importante, dobbiamo cercare in questo momento della stagione di dimostrare che meritiamo la nostra vita. C'è un piatto magari della collezione del mese che piace? Ma guarda, sinceramente per tutte le volte che mangiare al ristorante ho sempre mangiato bene. Io sono una persona che è di bocca buona, quindi sostanzialmente gli piacciono tutti i piatti, poi però è molto pretenzioso per quello che è di questo di qualità, quindi un piatto preciso non ce l'ho, credo che sono più per le cose che sono nostrane, quindi per ora niente. Senti, ha avuto anche un ristorante? Sì, ho avuto un ristorante e infatti gli ho fatto gli auguri perché è una persona. Qui a Verona avevamo Cicciole Pinghieri che bisognava tenere. Guarda, a dieta. Posso dirti, sia Sogliano che Cometti sono dei a livello di velocità li vedo molto, molto preparati. Bruciano molto, perché tutti li hanno molto male. Non lo so se bruciano molto o comunque sono di quelli sei che dicono che hanno bisogno di affetto, no? Quindi ecco, probabilmente anche un po' quello, ecco, diciamo. Vabbè, a parte le battute sono. Io non sono un amante dei dolci in particolare, però ho visto un forno a legna la stupendo, quindi penso che stasera mi sparo una pizza. Cosa non ha funzionato questa partita? Sabato? La partita, una delle partite peggiori, se non la peggiore, non ha funzionato, credo, la voglia di dimostrare che giocavamo non contro il Chievo, ma contro l'ultimo in classifica, senza offendere nessuno, era quello il concetto, andare in campo con una mentalità più cattiva, più grintosa, e come dico sempre, probabilmente in questo senso una grappa d'orecchie la do a tutti nel senso buono della cosa, ma le partite bisogna preparare in settimana e probabilmente i ragazzi in generale un po' tutti erano ancora un po' troppo euforici e quindi non hanno capito che era da giocare magari quella cattiveria giusta. Poi è vero che il secco ormai non si fa niente, io credo che bisogna che teniamo pagina velocemente e che dimostriamo, visto che abbiamo potuto andare a giocare in un bellissimo campo contro una squadra che è diciamo sulla carta sicuramente molto più forte, andarci a prendere i punti che abbiamo perso sabato. C'era troppa tranquillità, non so se sei d'accordo da questo punto di vista, cioè questi 22 punti non ci hanno fatto giocare come un'altra partita. Sì, io credo quello e credo anche che comunque un altro aspetto che non bisogna mai sottovalutare è che questi ragazzi sono per la maggior parte gente che non ha mai giocato in Serie A, e io dico sempre, stimolo sempre il fatto che più rabbia dentro, eccetera. Quindi l'organico deve essere sfruttato, in questo senso qua abbiamo un organico importante, se pensate che domenica c'era in tribuna il capitano dell'Under 21, è ridicolo, nel senso che, ma non perché non vada bene quello che è successo, ma nel senso che abbiamo veramente... Non di
distingo vecchi, giovani e varie situazioni, diciamo, che ci devono essere. Cioè, per me sono tutti giocatori importanti e io stimolo sempre Sogliano e il mister a capire e concepire il fatto che non esistono giovani e vecchi, esistono chi sta in forma in quel momento e merita di giocare e deve giocare. Chi preoccupa del Milan sia su Sogliano? Io credo che il nostro DS sia molto contento di lavorare qua, credo che lo stia dimostrando e credo anche che, ripeto, sia un tipo di persona che deve lavorare in certe situazioni e in questo senso credo che lui con me e con noi in generale stia vivendo un momento di massima espressione per la sua, diciamo così, competenza. Quindi Argentina, insomma, se letto arriverà già a gennaio. Non so di cosa stai parlando.